conoscere questa app. L'app è una classica app pensata sia per il mondo Apple che per il mondo Android. Sono state pubblicate entrambe ieri, per cui per scaricarle dovete aspettare qualche giorno, perché sono i tempi tecnici di valutazione dei contenuti e di approvazione da parte dei clienti Apple. L'app ha un menu generale che vedete qui, al quale si accede dal normale tasto in alto a sinistra. Il menu presenta sia le tre direttrici, le strade, sia una funzione di cerca, che adesso vedremo, un link al repository dei video collegato direttamente a YouTube. Sono video che comprendono sia la presentazione dei comuni, sia le interviste per gli operatori e sia delle presentazioni varie delle realtà del territorio da un punto di vista storico, artistico o di tradizione, perché secondo noi la cultura non è solo fatta da elementi materiali, ma probabilmente e principalmente da elementi immateriali che si trasmettono e che molte volte, ai noi, sono taciti, cioè sono conservati nella memoria delle persone, che purtroppo a volte scompaiono e quindi, anzi sempre, e quindi si perde una consistente fetta di patrimonio. Abbiamo il link al disciplinare del turismo e dell'eco turismo, perché il progetto è incentrato proprio sulla valorizzazione di questi aspetti. Abbiamo il link al sito dell'iniziativa, perché principalmente progetti di questo tipo sono progetti di comunicazione e quindi è necessario che ogni tassello del progetto rimandi al perimetro, che sia esso anche qui fisico o virtuale, però che permetta a chiunque navigatore, sia sulle strade che sulla rete, di poter accedere a tutte le risorse messe a disposizione. Torniamo all'app, vedete che qui andiamo nella home e quindi c'è una breve descrizione di quello che l'app si prefigge e poi le tre direttrici principali. All'interno delle singole direttrici troviamo una descrizione del percorso con tutto ciò che c'è da un punto di vista ambientale, storico e di tradizioni, mentre nella barra in basso abbiamo le aree contestuali, per cui la ristorazione, la produzione, gli alberghi, le botteghe e la cultura. Per ognuna di queste singole voci entriamo, abbiamo il censimento delle realtà presenti sul territorio, ne prendiamo una. Abbiamo la descrizione, gli elementi fondamentali per raggiungerla, quindi sia l'indirizzo, il telefono o ciò che serve, e la possibilità di accedere al navigatore per capire qual è il percorso per arrivare al punto prescelto. Dipende da quanta banda c'è, per cui vediamo se parte. Ora, l'app è stata pensata per funzionare anche senza il collegamento di rete, perché riteniamo che purtroppo, siccome sui territori non c'è una vasta disponibilità di banda, a volte tutta la parte di contenuti si perde perché non si riesce ad accedere alla rete. In questo caso questo posto è a Nemi, per cui il navigatore ci mostra tutte le indicazioni necessarie. Analogo discorso, per esempio, è per i produttori. Prendiamone uno. La particolarità dei produttori è che sono indicati i prodotti. Per ogni prodotto abbiamo un set di ricette della tradizione specifiche dei territori.
Quindi se per esempio, non so, prendiamo l'olio, le abbiamo tutte, perché chiaramente l'olio è in ogni singola preparazione. Proviamo un altro itinerario, prendiamo ad esempio il prenestino, il precedente è la Lappia. Sulla cultura abbiamo tutte quelle evidenze materiali e non che sono presenti nel territorio, suddivise per tipologia di bene culturale. Per cui non so, qui siamo sulla Prenestina, prendiamo il più famoso che è il museo, dicevamo, di Palestrina. Abbiamo in alto tutte le informazioni di servizio, per cui dov'è, gli orari e i costi, e una descrizione di ciò che rappresenta. Anche qui abbiamo le funzioni per la navigazione o per la localizzazione sulla mappa. Questa è l'app. Poi navigandola potete vedere tutte le informazioni che più vi interessano. Invito chiaramente a scaricare questa app, visto che è disponibile sia per Android che per Apple, utilizzarla, soprattutto utilizzarla. Avete il contatto poi in diretta con consumer, quindi laddove c'è bisogno di informazioni, laddove riscontrate criticità, consumer c'è per questo, c'è assolutamente per questo, l'app sarà utilissima, ma è utilissima anche per individuare tutte quelle opportunità che fin qui abbiamo visto un po' nei filmati, un po' nella spiegazione che abbiamo fatto. E adesso...